che avevano tolto il Partito Fascista. Adesso è uscito un'altra volta in televisione il Partito Fascista con un altro nome. Ah, e quindi? E a me non mi pare bene. Eh no, eh? No. E come facciamo? Non lo so. Ma senti, Amalia, come fai a dire che sono fascisti? Perché loro dicono di non essere fascisti. È perché hanno cambiato il nome, ma lo stemma è venuto in televisione. Tutto stemma fascista, però non più fascista, con un altro nome, non so come li chiamano. Ho capito, quindi c'hanno lo stemma, tu dici, eh? Tutto lo stemma fascista. Senti, Amalia, ma lo sai che cosa hanno detto loro quando gliel'hanno chiesto? Quando gliel'hanno chiesto, loro hanno detto che hanno messo quello stemma solo per far capire che il loro partito era un'evoluzione democratica del fascismo. Quella democratica era prima, per l'amor di Dio. E quindi? È stato sempre un cambiamento. Adesso bisogna avere la testa in testa, che pure che ti trovi a tavola disprezzano il mangiare, disprezzano. Io non disprezzo mai niente e ho aiutato a tutti. Ho capito. Hai capito? Quelle che non fanno adesso di disprezzo, ti guardano dietro e ti criticano. Ho capito, quindi i fascisti sono quelli che criticano sempre. Sempre. Tu mi sei dato tu stemma fascista solo perché ci hai cagnato un uomo. Ma tu a capo tu è sempre fascisti. Ho capito. Senti, da cosa la riconosci, Amalia, una capa fascista? Perché è amante del fascismo. Ci stanno ancora. E da che lo capisci che è amante del fascismo? Ma adesso, ma pure a Bologna, sono più gente di destra fascista che gente così. Ah. Guarda, stanno uscendo molti gente fascista un'altra volta.